Bella raga, benvenuti in questo nuovo video. Oggi primo giorno di scuola. Purtroppo è arrivato quel momento, ma anche per me. Perché dico anche per me? Perché gli altri hanno già iniziato ieri, alcuni, che ieri era lunedì 11, oggi è martedì 12 e oggi tocca a me. E adesso pian pianino che scaldo un attimo la moto, poi ci incamminiamo verso a scuola. Ecco, si vede già che c'è tanto traffico. Intanto guardate che bel, che non sunset qua. Allora io intanto mi metto il guantino perché era per sentire la temperatura. Comunque qua non c'è il sunset ragazzi, qua c'è solo il sunrise. Allora devo dire che io ho solo la felpa, più vabbè la maglia sotto, e fa leggermente frescolino, poi contando che quando uscirò farà un caldo micidiale, va bene così. Però vabbè dai, la felpa è anche abbastanza spessa, c'ho anche il paraschiena sotto perché c'ho ancora un po' la schiena accacciata diciamo, quindi approfitto per venire un attimo. Guardate che bel primo giorno di scuola con ben l'alba lì. Intanto volevo sentire un attimo la temperatura, quindi mi devo di nuovo togliere il guanto. Madonna, c'è un botto di gente. Ero abituato a non vedere così tanta gente. Ora mi dovrò di nuovo riabituare al mattino. Stavo facendo di nuovo un attimo il check temperatura. Comunque voglio essere sicuro che la moto sia calda. Non so, io ho sempre paura che la moto non sia fredda, cioè che non sia calda, e di scannarla anche la fredda. Poi io ragazzi sono paranoico, c'ho un botto di paranoia. Fammi ci mettere un attimo qua. Fammi mettere solo il guanto allora. No, Dio fa il tir, no. Ah, Willy al mattino con un po' di alba dietro. Dai, carino, caldo. Cos'è che va a seguire? La mia moto o qualcosa? Targa c'è ancora, sì. Tubo e macchine. Dai. Io alle 8 devo entrare a scuola, eh? Dai. Sento vibrazioni che non mi piacciono. Oh, bravo. Controlliamo che è la targa che non si stia staccando solo. Boh, sembra fissa. Sembra, anche l'altra volta sembrava fissa, poi si è staccata. Se non c'è traffico non passo di qua a sto punto. Se no tagliavo per il ben polticello. Allora io dovrei passare. Ehi baby, dovrei passare. Quel vecchietto lì tanta stima per lui. L'altra volta che sono venuto in moto mi ha pure fatto i complimenti. Mi mancava impennare. Oddio, cos'è cazzo è sta roba? Nel tunnel lì ti diverti. Finalmente un po' di bike life in sta scuola. Ma sì, voi andate su, vero? Sì. Dobbiamo scannare con paura per ricordare di andare. Anch'io! No ragazzi, mi hanno rubato il posto. No zio, quello è il mio posto. È il mio palo. Anche a me serve il palo. Io prendo tanti pali, mi serve. Ma poi dove cazzo lo... come cazzo lo infilo? Anch'io zio, c'ho la catena. Ma se le leghiamo insieme le nostre? Ah sì. Meglio ancora zio. Quanto tempo. Minchia. E io metto la mia catena al mio telaio e poi le leghiamo insieme i lucchetti. Così chi vuole se ne va via prima. Boh, non ho capito un cazzo. Tu metti la tua catena qua. Io metto la mia catena qua.
e poi leghiamo insieme le catene, così il primo che se ne va si slaccia la sua catena e siamo liberi. Ma a parte che io ho il cavalletto che deve stare, la moto deve stare girata da questa parte, perché il cavalletto non tiene un cazzo. Se no zio, la mettiamo al palo e ognuno la mette in una direzione diversa, cioè posizionata. No, l'importante è che la mia non cada, perché la mia sai che c'ha il cavalletto orizzontale a 90 gradi. Excuse me! Scusate, cazzo. Dio fa, guarda qua cosa succede quando c'è il cavalletto di merda. Guarda qua. Boh, è perfetta raga, è perfetta. Tranne per i carabinieri qua, non è perfetta, ma vabbè. Allora, guarda qua, questo è un catenaccio serio, difatti pesa 2,5 kg. Cazzo, è l'anaconda. Dio fa. Alla pedana. Vabbè, poi c'ho anche il lucchettino. Io anche la pedana lo tengo. No, io tengo lo zaino perché. Guarda, se vuoi oggi, oggi studiamo pulitore freni. O se vuoi un moto, se preferisci, eh. No, c'ho solo la chiave. Perché hai ancora il casco? Fammi capire. Io sto reccando, zio. Cioè, credo. Non lo so. Non so quando parlo. Sto reccando. No, adesso ti faccio vedere. Lucchettino, lo metti alla corona. Così tu qua nessuno può prendere la moto, non te la può spostare. Se te la sposta ti rega tutto il cerchio. Dio fa che. Tutti i 1700 euro di fava vanno a puttane. 1700 euro di fava. 1750 per la precisazione. Oddio, ma. Non me lo ricordavo così grosso e lungo. Come cazzo? Oh, vedi. Aspetta, aspetta, guarda qua. Cioè, zio, io posso legare tutte le moto con questa roba. Fai poco casino. Guarda, zio, è perfetta. Io la metterei al telaio. Boh, guarda, per me è indifferente. Vabbè, al massimo mi segano il telaio. Anche perché poi butti la moto se ci seguono il telaio. Anche venire qua e togli la ruota. Sì, ma minchia, ci sono i carabinieri là davanti. 3 hours later. Io passo un attimo al Mac. Io passo di lì, infatti. Però non mi fermo solo. Secondo me. Dio fa, non ci provare nemmeno. Guarda qua, vieni, guarda. Ah, così è tutto spento. Aspetta, così sono acceso il baffo. Poi così, aspetta. Tutto. E poi tutto ancora. Ciao Rocci. Minchia Rocci. Rocci con la moto. Eh? Io vado al Mac ma non mi fermo. Zio, ma stai bene? Zio, zio, fra, oh fra, tutto a posto. Meno male che eravamo protetti. Fra, ragazzi, questo primo giorno di scuola è molto movimentato. Adesso andiamo al Mac, però io non mi fermerò probabilmente. Mm-hmm.